Siemanko, z tej strony Borsuk, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Kontynuujemy naszą przygodę i teraz na pewno włączyłem nagrywanie, więc wszystko powinno działać elegancko. No i tak, idziemy do willi całej, jakiegoś wuja naszego. O. Buongiorno, Ezio. Come hai potuto lasciare Firenze senza salutare come si deve? Ezio! Che cosa vuoi, Vieri? Oh, molte cose. Un palazzo più grande? Due nuovi destrieri? Una sposa più bella? Ah, sì. E la tua morte? Condoglianze per la dipartita di tuo padre e dei tuoi fratelli! Che succede adesso che non rimane più? Dobra, bijemy się. On serbo cose meravigliose per tua madre e tua sorella. Ginie. Ginie, leś. Można trzymać, no. A tego zasztyletujemy sobie. Okej. Questo gioco m'è venuto a noia. Finitelo! E non risparmiate le donne! Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria, abilità! Fatti vedere! Come desideri! Prendi, usa questa! Uccideteli! Uccideteli tutti! Sta scappando! Dobra, mamy miecz, można kontratakować w końcu. Uuu, jak go przeszyło! No dawaj, teraz można się bić. Ukryte ostrze jednak no niewiele się sprawdza przy takiej zwykłej bójce. Tylko teraz tylko pytanie jedno. Gin. Dobra, pomóżmy tutaj im. Jak to fajnie wygląda, podchodzę tylko i ciuach od tylca. Epickie. Nie wiem, czy mogę wyjść tak po prostu sobie z walki nagle i zacząć biegać, tego nie jestem pewien. Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Io ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario. Zio Mario? Ne è passato di tempo, troppo. Ho saputo quanto è successo a Firenze. Terribile. Venite, dobbiamo condurvi via di qui. No. Wuj nam pomógł. Elegancko. Wszystko się nagrywa też elegancko, więc nie ma co narzekać. Zwiedźcie z Mario willę Auditori. Allora, mamy własną willę. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Ja, ale schowaj ten miecz. Sono venuti qui a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo. Siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti carberà parecchio. Pensavo che Monteriggioni fosse nemica di Firenze. Per ora. L'anno 21 saranno amiche, e l'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. Non mi covala. Non starci dietro, così ci ho rinunciato. Questa è gente onesta, che lavora sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Auditore ha quasi 200 anni?
Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Con tutte le guerre che ci sono state, questo posto sta diventando un po' decadente. Vorrei poterci fare qualcosa. No, tak trochę nie jest zbyt. Mettere le cose a posto. Okazała ta villa. Eccoci arrivati, casa dolce casa. Allora, zabita dechami tak trochę. Dosłownie. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo al lustro, se solo ne avessi il tempo. Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Okay. Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Che direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Oh, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente ma. Parleremo più tardi. Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. Ok. Il hajsu! To jest... punkt. Ok. No, wdrapmy się na nią. Skoro już tu jestem. Czemu miałbym marnować okazję, nie? Okej. Okay. To jest chyba nasz pokój, ten największy, najwyższa część willi, to chyba nasz pokój będzie. Tak mi się wydaje, coś takiego mówił. Chyba, że ja nieuważnie słuchałem, ale nie, no raczej. Może przygotuję pokój najwyższej części willi, chyba tak to było. No dobra, mniejsza z tym. Idziemy po sprzęt, ekwipunek. Jestem ciekaw, co tam zaproponują. Oczywiście muszę się wywalić. Czemu nie? Kup na kolejniki i pługie i nauk. Co? Okej. Naprawa? Nie mogę. Zbroja. Na kolejniki. Drogie. No dobre, zdrowie, ochronę dostaniemy. To dość to ważne. Mała zbrojnia, pługi, czy jakiś miecz? Okej. Okay. Mam już ten przedmiot. Aha, poginął, to jest krótki miecz. Tu mam długi, a tu mam krótki. Ja strasznie lubię ten krótki, krótkie miecze. Dobra, czyli będę, wiem już, z czym mam chodzić sobie. Okej. Okay. Nie lubię tych długich mieczy, mimo wszystko. Ale ja mam lekarstwo kupione. Nie potrzeba. Co tu jeszcze mamy? Na pewno coś tu jeszcze jest. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do lekarstwa. No to już to wiemy. Wszystko. No ale schowaj mieczek. Spójrz, podręczne zapasy. Dobra, idziemy pogadać z wujem. Żeby nas tajemniczył, co tu się dzieje, o co chodzi. No i dostałem dodatkowe HP, spoko. Siemanko. Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui. Voglio tornare a casa. Lo so. Czemu? Jest tu spoko. Teraz gdzie? Tutaj. Siemanko. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No. Come dicevo, dobbiamo partire. Zio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire, fa pure.
ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. Ok. Trening Cieni Mistrza. Naucz się walki od Marią. Spoko. Teoretycznie, ja nie lubię uczyć się walczyć na asesynie, ale dobra, niech będzie. Devi sopravvivere abbastanza da colpire. Perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Inutile girarci intorno, immagino. Tuo padre era un assassino. Ve l'ho già detto. Na siemanko. Coś ci nie wychodzi, mnie trafi. No dobra, szybkie okroki mamy poznane. T'ho insegnato come evitare gli attacchi del nemico. Ora imparerai a sfruttarli a tuo vantaggio. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di fantasie. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni, vuoi dire? Come fate a sapere? Hai la lama di tuo padre. Immagino tu abbia pure la pagina del codice che gli apparteneva. Codice? Sì, una guida ai meccanismi interni dell'ordine. Origini, scopi, tecniche. Ah, dobbiamo contrattacchi zrobić chyba, tak? Zwykły. Ah, zwykłe kontrataki mam zrobić. Assassini, templari, pagine del codice. Non è facile da accettare. Tak trochę ja robię ten trening za szybko, co do dialogów i tak trochę. È un combattimento, fesso, dovresti combattere. Odio questi momenti di incertezza. Mi ha... Cosa aspetti? Czekaj, mogę rozbroić go? Nie wiem, co daje to szyderstwo, szczerze mówiąc. Naprawdę, nie mam pojęcia. Stai facendo buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come posizionarti durante uno scontro. Dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che furono annientati circa 200 anni fa in Francia. Ma non è così. Sono semplicemente nascosti, continuando la loro nefanda opera. Quale opera? I Templari perseguono il dominio sull'uomo. E noi, gli assassini, siamo votati a ostacolarli. Nie wiem, chiedo uno di loro? Sì. E gli altri nomi nell'elenco di mio padre? Nie na jakiej zasadzie działa to. Być z tryb walki. Significa che Vieri. Come suo padre Francesco. Come tutta la famiglia Pazzi. Questo spiegherebbe molte cose. Nie wiem, kurde, o co chodzi. Kurde. Ej, serio, nie wiem, o co chodzi. Ma che cosa aspetti? Leć. Złapanie, rozbrojenie. Mogę rozbroić? Nie, nie mogę rozbroić. Ej, jak ja mam? Nie ogarniam. Co ja mam tu zrobić? A, chwila, chyba ogarniam. Dobra. Ogarnąłem. Pokonaj Mario. To raczej nie powinno być trudne.
Oczywiście kontratakować. To jest najszybszy sposób. Więc trochę to potrwa. Na pewno. Wytrzymały jest strasznie. Bardziej niż ta gwardia królewska. Ben fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio. Per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra tre giorni. Ma nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, zio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto? Rinnegare la tua eredità? Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché è così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Ok. Idziemy z nim pogadać, uspokoić go. No więc koło tablicy, tak? To tam się szło. Tędy i tędy. Zio! Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Ok. Zanim wyjdziesz sprawdzić co u Marii, no spoko. Już chciałem lecieć tam do niego. Gdzie ty jesteś? Jestem ślepy czy o co chodzi? Ona na górze będzie pewnie, dobra. Właśnie. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so. Ok. Kładaj zabiera rane pióra do skrzyni w pokoju Marii. Okej, okay, czyli dalej mogę te pióra zbierać. Spoko. Jak na jakieś trafię, to... to tam będę wkładał. Dobra, na arenie w sumie nie muszę już siedzieć. Nie potrzebuję. Idźmy dalej. Mamy dwa wykrzykniki. No, pobiegniemy sobie. Jak to tam wygląda? Tędy. No i tu są stajnie obok. Okej, okay, mamy na rumaka wejść. Dajesz, rumak. Idziemy. Tylko nie wiem, którędy. Dobra, chyba tędy. Nie sterowałem nigdy rumakiem padem. Przyjemnie nawet. Szczerze mówiąc. Się steruje. Tak, chcę udać się do Toskanii. Czy z Toskanii? Nie, do Toskanii. Nie wiem, nawet nie wiem. Nie orientuję się za bardzo na tej mapie. Dobra, idziemy. Tam do niego. Bye bye? Co? Nie, jeszcze nie. No, myślałem, że będzie skok przez płotek. Nie wyszło. Zobaczmy tu. Co tu się dzieje? O, jesteśmy na miejscu. Teoretycznie. Tak. Okej, tak się schodzi. Ezio, che cosa ci fai? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi.
Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Pomóż Mario jego ludziom zabić Veriniego de Pazzi. Zatwierdź. I się nagle magicznie noc zrobiła. Dobra, ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I słyszymy się jutro o 16:00. Trzymajcie się. Cześć.